cari amici, eccoci ancora in questo tempo di avvento con la figura di Giovanni Battista al centro della nostra riflessione, al centro della scena. Dal capitolo 3 del Vangelo secondo Matteo ci spostiamo ora al capitolo 11. Siamo già praticamente alla fine della vita del Battista. Lui si trova in carcere perché gridava ad Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. E lì in carcere, ripensando a tutta la sua missione, a tutta la sua predicazione, no? Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, aveva indicato in Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e dunque il figlio di Dio, il Messia che doveva arrivare. Adesso in carcere, in quella solitudine forzata, ma a cui lui era abituato perché aveva vissuto nel deserto, gli viene come un dubbio. Lui aspettava un Messia col ventilabro in mano, un Messia capace di distinguere subito i buoni dai cattivi, di condannare i cattivi, e invece si trova davanti a un Gesù che lui ha indicato come il Messia, che mangia con i peccatori, che si lascia lavare e baciare i piedi da una prostituta. E gli viene il dubbio, per cui chiama dal carcere, come vediamo nell'immagine qui al lato, chiama i suoi discepoli e dice loro: andate da lui e chiedetegli, sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? È atroce questo dubbio, è come dire: se non è lui il Messia, io ho fallito tutta la mia vita. Ho giocato tutta la mia vita nell'indicare il Messia, nel preparare la via del Dio Messia. E se non è lui, allora ho sbagliato tutto. Sarebbe stato drammatico morire sapendo di aver fallito. Ecco il dubbio di Giovanni. Ma questo dubbio non fa che accrescere in lui la capacità di pensare, di pregare, di cercare. Per questo Gesù loda Giovanni. Dice: ma fra i nati di donna nessuno è grande come lui, nessuno. Il dubbio dunque non è un ostacolo al nostro pensare, né al nostro credere, ma è un attraversamento necessario per un più maturo pensiero, per una più matura e profonda fede. E allora Gesù non critica il dubbio di Giovanni, dice ai discepoli del Battista soltanto: andate, dite a lui quello che vedete. I ciechi recuperano la vista, i sordi odono, i muti parlano, ai poveri è annunciato il Vangelo. È esattamente quello che già diversi secoli prima aveva profetizzato e annunciato Isaia nel capitolo 61 del suo lungo rotolo. Ecco, verrà un tempo, il tempo del servo di Dio, del servo Messia, che darà la libertà a chi è chiuso nella prigionia di se stesso, che porterà la giustizia, la pace, che darà la vista ai ciechi, la parola ai muti, che annuncerà a tutti un Vangelo di salvezza, di libertà e di gioia. Gesù dice: andate e dite che questo è quello che io faccio. E allora è bello pensare a Giovanni che offre poi
più avanti nel Vangelo, offre la sua testa come olocausto d'amore, ma muore sereno di aver compiuto l'opera per la quale era stato mandato ed era nato, l'opera di annunciare il Dio Messia, Dio con noi, Dio uno di noi, Dio per noi, ma sempre Dio, pur uomo, che ha portato la libertà, la luce, la vista, la parola e soprattutto il Vangelo. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.